Buongiorno, io do subito vi do il benvenuto e do subito la parola a Josefa Idem per un'introduzione di questa giornata. Dunque, a me è il compito di darvi il benvenuto e di aprire i lavori di questa giornata che porta il titolo Prospettive di intelligenza artificiale. Sciolgo subito l'enigma perché sono io qua che non c'entro con questo tema. Dopo ovviamente avervi dato il benvenuto, quindi a tutti i partecipanti, ai relatori che hanno accettato il nostro invito. Questo convegno è nato nell'ufficio di Fabio Lucidi, dove mi sono recata diversi mesi fa per un'intervista a supporto di uno dei progetti che lui segue nell'ambito del suo lavoro universitario. E dopo quell'intervista, memori della riforma sulla buona scuola, che era stata approvata da poco, ci siamo ritrovati a discutere su come dovrebbe essere la scuola del futuro. Perché mi era rimasto molto impresso quel dato per cui il 65% dei lavori che saranno svolti dalla generazione Z, ovvero quelli nati tra il 95 e il 2010, che ancora non esistono, quindi sono lavori che i nostri figli faranno che oggi ancora non esistono, di cui non abbiamo una rappresentazione, di cui non abbiamo un'immagine. Quindi se vogliamo prepararci a qualcosa che non conosciamo, è bene affrettarsi a conoscere a quel qualcosa che ancora oggi ci è ignoto. Perché se si pensa a come si insegna ancora oggi, e non solo in Italia, è proprio questo è un aspetto internazionale, con lezioni frontali, compiti svolti individualmente e verifiche in cui si chiede la mera riproduzione di nozioni, si cerca di superare questa cosa, però ancora ci ritroviamo di fronte a quello che si chiama un metodo bulimico, in cui la principale richiesta consiste nell'ingerire e rigurgitare nozioni a comando. E questo, in che tal caso c'è effettivamente da chiedersi se questo approccio prepari agli atteggiamenti, ai requisiti e alle competenze che serviranno in futuro. Un futuro che invece sembra richiedere skills come problem solving, creatività, spirito di cooperazione e la capacità di collegare tra loro informazioni. Parlando di lavoro, non si può non entrare in merito dell'intelligenza artificiale che sempre di più declinerà la configurazione delle mansioni del futuro. Infatti oggi non parliamo più se e come l'intelligenza artificiale sostituirà posti di lavoro, ma parliamo di implicazioni, di contromisure e di come governare processi già in atto. Ed eccoci qua, forse un po' per colpa di un'altra battuta che feci in quella fatidica chiacchierata, nel mentre della fatidica chiacchierata, ed è doverosa la premessa che le generalizzazioni sono sempre rischiose, però in quella occasione dissi che viviamo in un mondo davvero paradosso, perché abbiamo da un lato la scienza e il mondo della ricerca che sanno ma non decidono, e dall'altro lato abbiamo la politica che decide, detta regole, ma spesso non sa e non dispone delle informazioni necessarie. Quindi in seguito a questa battuta abbiamo pensato di proporre una giornata in cui si crea un ponte tra scienza e politica. Perché in realtà entrambi i mondi hanno ancora grandi potenziali da esprimere. La scienza, il mondo della ricerca, che spesso rimangono relegati nei recinti delle loro specificità e dei loro linguaggi codificati, e la politica che troppo spesso decide le nostre regole di convivenza senza un quadro d'insieme e senza calcolare e senza poter calcolare, poiché non dispone delle informazioni, le ricadute sistemiche delle norme che emette. Allora, chi meglio chi chiamare per introdurre, per fare da keynote speaker a questi temi qua, il personaggio assolutamente indicato ci è sembrato il professor Kaplan, perché proprio nel suo libro tante volte ci indica questa soluzione, quella di avvicinarsi al mondo della politica, poiché è quel mondo lì che prende le decisioni. Poi in seguito ci saranno rappresentanti di approcci di studio che rispecchiano le varie accezioni a questo tema e da cui si può partire per approcciarsi, per mettere insieme un pochino quelle tessere che ci serviranno per comporre quel mosaico che poi sarà quella immagine che saremo capaci di vedere in futuro, e questi lavori servono per anticipare qualcosa di ciò che ci attende. Quindi questa è stata un pochino la genesi di questo evento. Abbiamo messo insieme la nostra
le nostre risorse mentali e non solo per costruire questa giornata, e quindi vi do nuovamente il benvenuto. Ringrazio la Ministra Fedeli per aver dato la sua adesione, ringrazio nuovamente tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione, alla preparazione, e do il via e il benvenuto ai lavori. Allora, io registro un paio di mancanze, diciamo, dovrebbero arrivare, che sono il senatore Luigi Zanda e l'onorevole, il senatore Sacconi. Sì, insomma, quando arriveranno li prenderemo. Nel frattempo, diciamo, diamo il via con un breve giro di interventi, direi, a questo punto, perché come è stato anche annunciato, diciamo, questa materia non è proprio non è affatto pacifica, diciamo. Ci sono famosi misoneisti del calibro di Elon Musk, Bill Gates, Richard Hawking, che sono molto preoccupati, diciamo, dagli sviluppi dell'intelligenza artificiale, e è abbastanza sorprendente che persone come loro, che hanno costruito delle fortune sviluppando anche l'intelligenza artificiale, lancino l'allarme. Quindi, diciamo, partendo da queste preoccupazioni, che ovviamente possono essere e dovrebbero essere governate, io inizierei questo primo giro chiedendo di stare dentro i 5 minuti, direi dal professor Inguscio, presidente del CNR. La ministra vuole parlare subito? Subito. Allora. Ok. No, l'avevo vista lì, allora non. Riccardo, questa mattina è un po' distratto. E per lei non valgono i 5 minuti, ovviamente. No, vabbè. Tanto volevo salutare tutti, ringraziare dell'invito la senatrice Idem che ha proposto e promosso questo incontro. Un saluto particolare lo voglio fare alla professor Capran, che saremo tutti interessati e curiosi di ascoltare, perché ha molto da dire su questo. Però ritengo particolarmente importante riflettere sui risvolti che l'intelligenza artificiale avrà sulla nostra realtà contemporanea e sul nostro futuro, perché, come veniva detto, noi abbiamo bisogno di sapere che questo è un processo complesso, ha, diciamo, tra virgolette, contraddizioni, ma è un processo inarrestabile che va governato. Io mi schiero subito, in modo che sia chiaro anche l'insieme delle riflessioni che vi propongo, da che parte sta il mio impianto e la mia cultura politica di governo di questo. Perché se noi non comprendiamo che stiamo di fronte evidentemente ad una delle rivoluzioni tecnologiche non uguali alle precedenti rivoluzioni tecnologiche, ma siamo davvero di fronte a un salto quantico differente, capace di intrecciare tutta la complessità e collegamenti con la globalizzazione, ma soprattutto nella velocità dei tempi di cambiamento. Io credo che questo sia il punto fondamentale su cui condividere l'analisi. Nello stesso tempo, l'intelligenza artificiale, come tutti voi, in particolare che siete qui presenti, come sa ancora meglio di tutti noi il professor Capran, è assolutamente un elemento, diciamo, che ci porta a considerare questa intelligenza artificiale, la ricerca su questo, legata a implicazioni che sono scientifiche, sociali, filosofiche, che sono particolarmente complesse. E siamo, tra l'altro, tutti noi, almeno parlo dell'opinione pubblica in generale, portati a distinguere, a considerare fra loro lontani sia il piano della meccanica, della fisica, delle scienze, dell'automazione, della computer science, della cibernetica. Ma il punto è qui: quando si parla di intelligenza artificiale bisogna sapere che le implicazioni sono davvero trasversali all'insieme delle competenze delle scienze. Quindi c'entra anche la logica, la linguistica, le neuroscienze, la psicologia, la filosofia, la letteratura e il diritto, proprio per dire quanta trasversalità c'è su questo terreno, ed è particolarmente importante. Quindi noi parliamo di trasformazioni molto profonde, molto serie, e che richiedono una riflessione politica, culturale ed etica. Io credo che non si possa non partire da questo. Intanto dicendo, almeno fra di noi, qual è la funzione
dell'intelligenza artificiale, qual è la funzione della ricerca in generale, ma in questo caso specifico proprio per questa innovazione? Bene, è per aiutare e sostenere i cambiamenti nella vita concreta e nel benessere delle comunità. Questo è un punto su cui noi dobbiamo in qualche modo ragionare e schierarci, perché diversamente noi non saremmo in grado di comprenderne la complessità e le regole anche per le quali noi dovremmo operare. In questo c'è un legame, secondo me, con una delle cose avvenute all'inizio di quest'anno in Europa, che, come voi sapete, è stata richiesta attraverso un rapporto fatto da una deputata europea belga, che è quella che chiede regole e una nuova e specifica legislazione di governo di questi processi, perché questo è un punto esattamente corrispondente all'assunzione di responsabilità di governo di questi processi. Lo dico perché questo mi pare l'elemento su cui anche noi come Italia, in particolare con il mio ministero, noi stiamo esattamente facendo e sostenendo questa operazione. C'è chi è contrario, lo voglio dire, visto che siamo all'interno di un confronto vero, profondo, anche con contraddizioni al nostro interno. Io invece penso che questo sia assolutamente fondamentale. Com'è fondamentale comprendere che anche dentro ai processi di cambiamento straordinari, importanti, che l'intelligenza artificiale comporta, ci sia sempre una scelta di qual è la direzione da imprimere, qual è la scelta finale. Si usa spesso l'esempio della macchina guidata, diciamo, solo da, appunto, dall'intelligenza artificiale. Il classico esempio è bene, ma quando è per strada e deve scegliere tra diciamo così, investire perché gli passa in mezzo un bambino piuttosto che una persona, o fare una scelta che va in altra direzione, chi sceglie? Questo ti dà già l'idea che c'è sempre un governo dell'intelligenza umana che pone dentro i meccanismi della ricerca e dell'intelligenza artificiale una scelta che sta a monte. Beh, io penso che questo sia il tema del governo di questo processo, e da questo punto di vista noi dobbiamo molto, molto lavorare. E mi permetto di dire in conclusione, molto lavorare, in particolare, questo lo abbiamo affrontato 10 giorni fa al G7 Scienza a Torino, molto lavorare anche nel dibattito e nella comprensione pubblica delle finalità della ricerca e della funzione dell'intelligenza artificiale. Guardate, qui c'è un passaggio strategico che abbiamo anche condiviso, non so se tutti voi che siete addetti al campo lo avete visto, ma io considero particolarmente importante il documento finale che abbiamo redatto come G7 Scienza, perché tra le diverse cose abbiamo un impianto condiviso sul fatto che questo processo non si ferma, ma il fatto di governarlo pone al centro una nuova e diversa funzione delle ricercatrici e dei ricercatori. E questo è una responsabilità anche della politica, far comprendere che quando fai investimenti sulla ricerca non sono investimenti che parlano d'altro rispetto alla, diciamo, alla vita delle persone, alla vita ordinaria e al proprio benessere, e dall'altro noi chiediamo, qui diciamo, c'è un tema che non voglio aprire in questa sede, ma che riguarda, caro Inguscio, e lo dico anche agli esponenti della politica qui presenti, noi dobbiamo sapere che gli investimenti in ricerca e quindi con e per i ricercatori e le ricercatrici sono un punto strategico del nostro Paese, anche perché devono assumere non solo un rapporto diverso col PIL, e noi sappiamo quanto indietro siamo, sia come investimenti di ricerca pubblica e anche di ricerca privata, perché l'altra cosa fondamentale è questa. Ma, e chiudo così, noi dobbiamo dare un valore anche comunicativo di funzione ai ricercatori e alle ricercatrici, cioè il fatto di saper comunicare le ragioni del proprio lavoro, che non è sempre immediatamente con un risultato, se no non è vero che facciamo ricerca, ha bisogno assolutamente di essere sia sostenuto oltre che capito dalla politica e dai decisori politici, ma soprattutto capito nell'opinione pubblica, ed è fondamentale il fatto che noi su questo ci alleiamo. Io ho considerato un nostro, diciamo, successo, perché questo è un punto che abbiamo portato come Italia al G7 Scienze, il fatto di aver condiviso esattamente questo impianto con l'insieme degli altri paesi del G7, quindi vuol dire con le potenze che prima, diciamo, di altre su questo hanno investito. Un'informazione che sicuramente voi sapete,
Voi sapete che l'Italia è comunque il secondo paese in Europa dopo la Germania che investe sull'intelligenza artificiale e sulla ricerca. Chi ovviamente è molto più avanti di noi nel mondo è l'India, ma per far comprendere che noi siamo nella condizione come paese di evitare nel tempo di diventare consumatori di tecnologia, ma di continuare ad essere produttori di tecnologia, quindi di intelligenza artificiale. E per fare questo, anche questa iniziativa di oggi, questo confronto, aiuta a comprendere che questo processo è un processo che va non fermato, non demonizzato, compreso, governato, ma che soprattutto ha delle implicazioni anche sui modelli di produzione, di consumo e di scuola. Sono d'accordo, senatrice Idem, noi dobbiamo già dall'inizio del percorso scolastico, e lo stiamo facendo, dare nuovi skills e nuove competenze alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, perché già si muovano con nuove competenze dentro al mondo che troveranno, dal pensiero computazionale a tutto ciò che anche lei prima diceva. Ma c'è un punto dell'oggi che è fondamentale: c'è una cultura del digitale da immettere nei percorsi formativi, ma c'è il fatto che l'opinione pubblica e la politica deve sapere che siamo ad un passaggio fondamentale. O su questo investiamo oggi, o noi ci ritroviamo fra qualche anno a comprenderne soltanto o a vederne solo i risultati contraddittori. Grazie e buona iniziativa. Grazie. Grazie alla ministra Fedeli. I would like to thank Minister Fedeli. I will now give the floor to Mr. Massimo Inguscio, the President of the National Council of Research. Professor Cap, buongiorno. Okay. It is a great honor for me. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, diciamo, da quasi un secolo al servizio della politica italiana, e essere qui in questo evento organizzato da uno, diciamo, dei suoi istituti più prestigiosi, in questo momento in cui nel mondo e in Italia sembra tornare un senso di pregiudizio nei confronti della scienza. Un po' perché si pensa che sia difficile, particolarmente per le bambine, che ci sentiamo dire si ritraggono dalla scienza quando ancora sono per entrare alle elementari, e su questo il Consiglio Nazionale di Ricerche sta affiancando uno sforzo importante fatto dal governo per dei programmi STEM. E nel momento in cui si danno notizie strane su fenomeni importanti, clima, vaccini, e nel momento in cui si cerca di incutere timore sul tema dell'intelligenza artificiale, cioè sul fatto che possa togliere lavoro, sul fatto che l'etica, e sembra che ci sia un momento particolare, cioè sembra quasi che questa rivoluzione sia diversa dalle altre. Bene, io ovviamente da ricercatore, tuttora attivo, non posso che dire che il luogo che è stato scelto per questa presentazione è pesantemente indicativo. Diciamo, questo è il luogo dove la società dell'epoca obbligò Galileo Galilei a fare abiura, in questa stanza. Ed è simbolico che noi, la scienza non ha paura. La scienza per secoli è andata avanti. E io personalmente, da fisico quantistico, che lavora quindi anche con l'intelligenza artificiale, che avrà un nuovo salto quantico, come diceva la ministra, diciamo, non ho paura. Si tratta solo ancora una volta di informare, come dicevano nell'intervento, diciamo, precedente. Cioè bisogna fare, saper fare molto bene ed anche saper informare. Difatti il Consiglio Nazionale di Ricerche, che ha tutta la multidisciplinarità per
affrontare e dare risposte ai temi totalmente trasversali che riguardano questo campo in particolare, ha anche ormai da anni un programma di informazione, in un programma che si sviluppa per esempio alternanza scuola-lavoro, in cui la cultura, diciamo, sin dall'età più giovane, diciamo, si informa, diciamo, sulle cose scientifiche. E in questo caso è ancora più importante, perché se c'è paura che si perdano posti di lavoro, io qualche mese fa, ora mi dispiace che non ci sia il presidente Sacconi, ma riportammo proprio alla commissione, diciamo, lavoro questo tema, e c'è paura perché la gente non vuole capire che uno semplicemente deve approfittare delle nuove tecnologie, che non, e quindi deve essere formata ad usare, diciamo, queste nuove tecnologie, cioè deve essere formata a quest'idea che l'intelligenza artificiale semplicemente dà più mani, più testa, diciamo, più potenza, come dire, alle persone. Quindi io sono particolarmente lieto di dare, come dire, questo saluto, sono molto lieto che abbiate voluto organizzare, come dire, questo incontro, diciamo, partendo dal libro davvero molto importante, diciamo, del collega, mi sia consentito dire, Kaplan, e quindi di aprire, diciamo, questo, diciamo, di salutare, diciamo, questo dibattito, diciamo, che sarà ampio ed interessante. E il Consiglio Nazionale delle Ricerche sarà sempre al servizio, come dire, della politica, del sociale, che spinga la politica che poi, diciamo, faccia le norme giuste, diciamo, partendo da dati che, come sempre, sono dati obiettivi, anche con i loro margini di incertezze, diciamo, di errori. Grazie. Grazie al professor Inguscio. Io non so se proprio sarà uguale a tutte le altre evoluzioni di questo tema, sarà interessante sentire cosa ha da dire a proposito anche il professor Kaplan più tardi. E intanto do la parola alla dottoressa Anna Ancona, in rappresentanza del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Buongiorno a tutti. Sono qui per portarvi i saluti del Presidente del Consiglio e di tutto il Consiglio. Abbiamo apprezzato molto questa giornata, il fatto che sia stata organizzata questa giornata che porta un pensiero su qualcosa, un processo che sta accadendo. Siamo anche contenti di vedere che ciò che abbiamo accumulato come sapere psicologico venga oggi utilizzato in un campo estremamente tecnologico. Diciamo però che, siccome siamo consapevoli che questo è un processo inarrestabile, ci teniamo anche a esprimere il desiderio di poter contribuire perché in questo processo possa essere mantenuta la centralità dell'uomo nel riconoscimento dei suoi bisogni anche psicologici, nella considerazione di come l'intelligenza artificiale si potrà inserire nelle diverse età della vita, nei diversi ambiti lavorativi, e perché possa essere sempre pensata nelle sue implicazioni come qualcosa al servizio dell'uomo e non al servizio di qualche altro interesse di parte. Quindi il desiderio è proprio che venga mantenuta e venga utilizzata non solo quella conoscenza settoriale della psicologia, ma che venga utilizzata la conoscenza più ampia dell'essere umano. Auguro a tutti buon lavoro. Grazie. E adesso passerei la parola per l'apertura vera e propria a Rino Falcone, direttore dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR. Un secondo solo. Buongiorno a tutti. Si fa così. Io intanto ringrazio le autorità per averci offerto questa opportunità, intanto con questa prestigiosa sala, poi con la loro presenza e fatemi dire anche
le parole che ho ascoltato, che sono perfettamente in linea e consoni con l'organizzazione del convegno, con le finalità che questo convegno vuole realizzare. E questo convegno, questa giornata è stata organizzata in base a una collaborazione che dura da molti anni fra l'Associazione Italiana di Psicologia e l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione. Questa collaborazione è una collaborazione molto fruttuosa che cerca di tenere insieme ambiti che potrebbero produttivamente interagire in molti modi. Noi, questo comitato di cui fanno parte, oltre a me, il professor Fabio Lucidi, anche il professor Zoccolotti e la dottoressa Capirci, ha promosso una serie di iniziative negli ultimi tempi che ci sembrano abbiano stimolato molto questa forza, questa iniziativa, questa capacità sinergica che vogliamo mettere in campo. Uno degli obiettivi però di questa collaborazione è anche quello di offrire al Paese delle opportunità, delle visioni, delle tematiche sensibili su cui richiamare l'attenzione di quanti sono fuori dalle comunità di ricerca e della conoscenza più propriamente detta, ma sono protagonisti fondamentali, come ricordava il Ministro, per poi risolvere alcune problematiche che ci troveremo di fronte a breve. La mia presentazione sarà molto breve e riguarderà sostanzialmente, io proverò a dare risposta a due domande: perché l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione è tra gli organizzatori di questa iniziativa, e secondo, perché abbiamo deciso questo profilo di questo incontro, cioè perché abbiamo stabilito che era utile invitare non solo gli scienziati che si occupano di questo tema, ma anche tutti gli attori che possono e devono essere coinvolti per le problematiche che vedremo più avanti. Alla prima domanda la risposta è abbastanza banale, basta guardare la natura, l'identità e la missione sia del CNR, e qui il Presidente ha già detto, quindi io non starò a ulteriormente commentare, sia la natura del nostro istituto, cioè dell'istituto del CNR che partecipa, che organizza questa iniziativa, e che è l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione. L'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione è un istituto del CNR che si occupa di scienze cognitive, e le scienze cognitive sono quella rete di discipline, aree scientifiche che vedete scritte nella slide, e cioè la linguistica, la filosofia della mente e così via, che sono nate grazie ad un fenomeno di contaminazione culturale. Negli anni 50, con la nascita di alcune discipline, in particolare le scienze dell'artificiale, la cibernetica, l'ingegneria elettronica e la teoria dell'informazione, questa nascita ha provocato un impatto sulle scienze sociali e psicologiche, e quindi sono nate le scienze cognitive, che sono scienze fortemente interdisciplinari e che fanno riferimento complessivamente alla teoria della mente, sia naturale che artificiale. Come vedete, la missione del mio istituto, del nostro istituto, è una missione, questa è quella ufficiale, è un po' datata, però in rosso vedete già le aree scientifiche, che sono molto coerenti con le tematiche che oggi affrontiamo. A me però piace dire che il nostro istituto è un istituto che si occupa di sistemi intelligenti, sia naturali che artificiali, sia umani che non umani, abbiamo dei primatologi, sia individuali, cioè isolati, sia in interazione, sia collettive, le intelligenze collettive. E in particolare studiamo le architetture, le strutture, i processi di questi sistemi intelligenti. Cerchiamo di capire quali sono le relazioni di questi sistemi intelligenti con l'ambiente, sia l'ambiente esterno che l'ambiente interno, il nostro corpo se siamo esseri umani, e il corpo artificiale nel caso dei robot, oppure dei corpi, come dire, astratti, virtuali, nel caso di intelligenze che invece sempre più saranno distribuite e saranno virtuali. E poi cerchiamo di studiare quali sono gli strumenti di apprendimento, come questi sistemi apprendono, come si evolvono nel tempo. Ovviamente è un approccio fortemente interdisciplinare, multimetodologico, sperimentale, teorico, formale, ma non vi annoio troppo con questo. Una più aggiornata
articolazione del nostro istituto la vedete in queste tre meta aree, e cioè modelli biologici della cognizione, psicologia dei processi cognitivi e modelli e tecnologie cognitive. Quest'ultima area è quella che fa più riferimento al tema della giornata e può essere espansa ulteriormente in attività che io adesso non vi annoierò nel commentare, ma che sono particolarmente rilevanti proprio per tutti quei problemi che l'intelligenza artificiale ci proporrà nel futuro. Ecco quindi che la risposta alla prima domanda è abbastanza ovvia. Un istituto di questo genere ha organizzato questo convegno assieme all'Associazione Italiana di Psicologia perché le scienze cognitive sono un elemento centrale nell'identificare e analizzare le relazioni future che avremo tra le intelligenze artificiali, le menti e le società. Vediamo invece la seconda domanda. Perché abbiamo scelto di profilare questa giornata portando alla discussione, diciamo, anche altri soggetti che non sono specificamente di ricerca? Io trascurerò, ne parlerà sicuramente il professor Kaplan, i straordinari vantaggi che l'intelligenza artificiale ha introdotto e che introdurrà sempre di più. Quello che però, per rispondere alla domanda che abbiamo posto, è necessario individuare quali problemi possono nascere dall'introduzione di intelligenza artificiale. E allora, per affrontare questi problemi non basta la scienza. È necessario che mettiamo a un tavolo tutti i stakeholders che possono avere un ruolo di influenza su questi processi. Molto sinteticamente, le due grandi problemi che verranno introdotti saranno la trasformazione del lavoro. Stiamo parlando della trasformazione del lavoro, cioè la trasformazione del lavoro è sempre avvenuta nei tempi, le tecnologie hanno sempre avuto un impatto fondamentale nella trasformazione del lavoro. Oggi però questa trasformazione si prevede essere ad una velocità particolarmente rapida e quindi introdurrà delle problematiche straordinariamente evidenti. E il lavoro è l'attività fondamentale degli esseri umani, quindi stiamo parlando di uno degli impatti assolutamente più rilevanti. L'altro impatto sono gli impatti sociocognitivi, cioè quelli anche esterni al lavoro, ossia come un'automazione spinta e pervasiva e un'intelligenza artificiale sempre più evoluta impatterà sulle problematiche della mente e della società, cioè sul nostro modo di relazionarci con questi sistemi e nostro individualmente ma anche socialmente. E tenete conto che l'impatto sull'uno o sull'altra si riverbera immediatamente anche sull'altra parte. Per la trasformazione del lavoro, qui io sarò veramente brevissimo perché ne parleranno Kaplan, Franzini, Fraccaroli. Sostanzialmente le conseguenze principali saranno due. C'è una potenziale crescita della disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza e c'è un potenziale aumento della disoccupazione. Le azioni possibili allora non possono che essere quelle di avviare dei monitoraggi, delle capacità di predizione, mettere in campo degli strumenti e di conseguenza, a valle di questi strumenti, introdurre delle politiche, come diceva il Ministro. Rispetto agli impatti sociocognitivi si possono definire almeno quattro categorie. La prima, di cui ci parlerà Castelfranchi, è il fatto che si stanno già da adesso definendo delle società miste, delle società miste, cioè delle società in cui contemporaneamente il reale e il virtuale sono mescolati fra di loro e analogamente il naturale e l'artificiale sono mescolati fra di loro. E questo mescolamento sarà sempre più d'impatto, sempre più significativamente presente. Noi trasformeremo noi stessi e le nostre società in questo modo. Poi ci sono tutte le questioni etiche che ne conseguiranno e anche qui, diciamo, ci saranno persone che ne parleranno. Ci sono due altri problemi che mi sembrano molto rilevanti. Noi stiamo introducendo dei sistemi autonomi, cioè dei sistemi che prendono delle decisioni per nostro conto. Ora, queste decisioni
che già avviene, diciamo questa cosa già avviene molto, molto frequentemente, il problema è che moltiplicare questa quantità di decisioni che non sono più nelle nostre disponibilità produrrà una serie di impatti cognitivi e sociali sempre più significativi. E tenete conto che alcune di queste sottrazioni di spazio di autonomia in realtà non saranno esplicite, alcune saranno esplicite, altre non lo saranno, non lo sapremo, noi non sapremo che sono state prese delle decisioni che potevamo prendere noi, sempre più. E il passo successivo è chi ha la responsabilità di queste decisioni, cioè se veramente chi decide non decide per i nostri interessi o per quelli che noi riteniamo i nostri interessi, ma decide per interessi che non sono trasparenti, che sono a noi non noti. Io lascio qui due provocazioni al professor Kaplan che riguardano due questioni aperte dal mio punto di vista, cioè questi algoritmi di apprendimento che operano in particolare sui comportamenti sociali, cioè che valutano i comportamenti sociali e sulla base di questi comportamenti traggono delle regolarità che gli permettono poi di prevedere successivamente quali saranno i comportamenti di quel soggetto sociale, lasciano fuori la mente sostanzialmente, cioè si concentrano sulle azioni che noi realizziamo, ma le azioni che noi realizziamo sono azioni che vengono da nostre decisioni mentali, che tengono conto, diciamo, di fattori complessi. Allora la regolarità vince ovviamente nella maggior parte dei casi, la statistica permette alla regolarità di vincere, però alcune volte può fallire clamorosamente e non tener conto di alcuni fattori che invece il ragionamento e la mente sono in grado di svolgere. Quindi mi chiedevo se modellare la mente può essere utile ancora anche nell'ambito delle previsioni oppure se diventerà del tutto inutile. L'altro elemento è questi algoritmi di apprendimento danno regolarità su corpi di azioni di alcune significative comunità. Ma se queste comunità hanno dei pregiudizi, questi algoritmi non fanno altro perché lavorano bene, quindi non fanno altro che riproporre quei pregiudizi, ripresentarci. E noi possiamo sapere che effettivamente quella comunità è ricca di pregiudizi e quindi che quelle previsioni sono pregiudizievoli. Però il problema è un altro, è che una volta che è passato da una macchina, una volta è passato da... è come se fosse lavato quel giudizio e diventasse oggettivo e neutro. E quindi in qualche misura accettabile, indipendentemente dal fatto che sia responsabile di una rappresentazione pregiudizievole che invece esiste. E chiudo, questa è l'ultima slide, l'impressione è che per affrontare i problemi che la nuova AI ci presenta è necessario sicuramente un lavoro di analisi e predizione molto sofisticato che coinvolga il numero massimo di competenze, il numero massimo di interlocutori, ma io credo, e credo di aver interpretato in questo modo anche il pensiero del Ministro, è fondamentale anche una profonda operazione culturale di coinvolgimento, partecipazione e condivisione e condivisione da parte dei cittadini, perché è necessario definire gli scopi e le visioni sociali. E vanno coinvolti tutti e va esplicitata questa cosa. Altrimenti questi strumenti, in realtà il rischio che corriamo è che questi obiettivi e visioni verranno stravolte dai nuovi paradigmi senza che noi ce ne rendiamo conto. Grazie. Grazie. Nel dare il benvenuto al senatore Sacconi, a cui chiederò dopo di fare il suo saluto, darei però immediatamente la parola, può prendere il posto, comunque se vuole già da adesso, prima o dopo? Ok, proseguiamo con l'ordine, diciamo, dei lavori e quindi do la parola a Fabio Lucidi, presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia. Ma diciamo è un grande piacere, un grande onore essere in questa sala. Davvero il primo pensiero è quello rivolto alla gratitudine per tutti coloro che hanno collaborato alla costruzione di questo evento, alla sensibilità politica che lo ha reso possibile, tentativo di riorganizzare in domande scientifiche un dibattito che poggia sulle questioni di vita quotidiane. Rino Falcone, come d'altra parte nel gioco delle parti
che abbiamo cercato di condurre in questi anni di collaborazione tra IP e Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione ha complessificato delle domande e io proverò a semplificarle. Siamo di fronte a domande di natura estremamente complicata ma di impatto estremamente diretto. L'intelligenza artificiale migliorerà o peggiorerà la qualità della nostra vita? Cambierà in che modo i sistemi di occupazione, le modalità di lavoro, le modalità di formazione? Sono domande di assoluta attualità, sono complesse e in parte, solo in parte, nuove. IP e Istituto di Scienze e Tecnologie delle Cognizioni del CNR hanno ritenuto che il modo giusto per affrontarle fosse quello di mettere insieme interlocutori che provengono da mondi diversi della ricerca scientifica e dai decisori politici. Psicologia e scienze delle cognizioni sono certamente pronte a offrire le conoscenze prodotte per contribuire, prima ancora che rispondere a delle domande, a porle correttamente. Credo che sia questo il primo tema della nostra discussione. Non solo non siamo perfettamente in grado di fornire delle risposte, ma probabilmente siamo ancora nella fase in cui stiamo cercando di mettere a fuoco le domande corrette. Su questo vorrei cogliere lo spunto che ha offerto la Ministra, ovvero, diciamo, non è affatto detto che la ricerca disponga di risposte immediate. Il punto è che la sola possibilità di arrivare a configurare una traslabilità dei suoi risultati è lasciarla libera di operare. E questa è la ragione per cui abbiamo cercato di organizzare questa giornata, anche grazie alla compartecipazione dell'Ordine degli Psicologi. Rino ha presentato l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, sta a me avere l'onore di presentare l'Associazione Italiana di Psicologia. L'IP dal 1992, sono passati 25 anni, è il punto di riferimento nazionale per tutti gli psicologi che svolgono attività di ricerca negli istituti di ricerca e nelle università italiane. Abbiamo oltre 1000 soci su un totale di 1800 votanti al CUN, per cui sostanzialmente rappresentiamo la popolazione degli studiosi in psicologia negli 8 diversi settori disciplinari della psicologia in Italia. Siamo organizzati in sezioni. Rappresentiamo quindi da 25 anni la ricerca e la rappresentiamo all'interno dello spazio della psicologia sperimentale, dentro la psicologia dello sviluppo e dell'educazione, dentro la psicologia dinamica e clinica, nella psicologia sociale, nella psicologia per le organizzazioni. Ecco, gli argomenti che verranno toccati oggi toccano ciascuno di questi aspetti, hanno rilevanza e implicazione per ciascuno di questi aspetti. Diciamo, è evidente che partiremo con uno scenario di sistema, a partire dalla relazione di Kaplan, che proverà a presentarci una sorta di piccola guida al futuro, come recita il titolo del libro che sta per uscire nei prossimi giorni in italiano. Dopo di questo, diciamo, la giornata si articolerà su linee che Rino ha tracciato. Da una parte vi è il problema di puntare i riflettori sull'enorme crescita con cui la disponibilità di dati e la disponibilità di sistemi di elaborazione per poterli mettere a fuoco. Su questo il tema della velocità che, diciamo, della trasformazione su cui metteva l'enfasi il Ministro è centrale, potrà cambiare il nostro modo di lavorare. Dovremo cercare prefigurare il modo con cui cambieranno tipo, quantità, qualità del lavoro disponibile nel prossimo futuro. E poi cercheremo di ragionare su come interazione e integrazione di intelligenza artificiale e intelligenza naturale dovranno in qualche modo portare ad esiti che sono soltanto parzialmente predicibili. Trasformeranno i comportamenti, ma non solo. Trasformeranno attitudini, trasformeranno ambienti, prefigureranno evoluzioni del nostro modo di pensare, non sempre, non solo, disponibili a tutti. E per questo nella sessione pomeridiana parleremo tanto di economia quanto di etica. Lo accennava Rino, sono processi che determineranno un aumento delle diseguaglianze sociali
o che al contrario permetteranno di ridurle? Come il governo? Come potranno essere governati, dunque? E come determineranno modificazioni nel nostro tessuto sociale? I lavori della giornata giustamente cercheranno di riancorare le analisi ai temi delle trasformazioni già in atto sul piano demografico, per esempio, o sul piano delle politiche del lavoro e del modo con cui esse vengono orientate. Dunque, cercheremo di toccare aspetti legati ai processi cognitivi, alle relazioni interpersonali, ai processi di cura, alla promozione della salute, aspetti legati all'organizzazione sociale, all'organizzazione del lavoro, allo sviluppo e alla formazione. Al nostro moderatore, il dottor Stagnatore, è capitato di citare Vonnegut in un suo libro, no? Un libro del 52 di Vonnegut, in cui sostanzialmente si prefigurava uno scenario in cui la parte principale delle decisioni veniva presa da un supercomputer con un ampio gruppo di tecnocrati che erano al suo servizio e, diciamo, una popolazione che in qualche modo beneficiava in parte e in parte risentiva dei sistemi decisionali presi in questo tipo di direzione. Nel commentarlo, Vonnegut diceva: io non parlo di presente, parlo di cose che forse accadranno e accadranno per persone che non sono ancora nate. Era il 1952. Molte delle persone in quella data, che sono presenti in questa sala, in quella data non erano nate. Però poi siamo nati, e ora sta a noi porci quelle domande. Sta a noi porci quelle domande dal punto di vista di una prospettiva di ricerca, sta a noi porci quelle domande dal punto di vista di una prospettiva politica. Si tratta di vedere come governare quel futuro fantascientifico che si è ora avvicinato, e il dibattito è aperto da tempo. Psicologia e scienze cognitive, lo diceva Anna Ancona, non hanno paura dell'avvicinamento di questo dibattito e sono qui per portare il proprio contributo e per offrire da quello apportato dalle altre discipline. Vi ringrazio molto. Grazie, professor Lucidi. E, prima di dare la parola per il saluto al senatore Sacconi, inviterei anche il senatore Zanda sul palco, se vuole. Certo. Ringrazio per l'invito e apprezzo sinceramente questa iniziativa perché, come abbiamo avuto potuto modo di osservare concordemente nella Commissione Lavoro del Senato, di cui fra poco vi dirò, i decisori hanno bisogno, ai fini del governo, di questo straordinario cambiamento di competenze plurime, normalmente, diciamo nelle altre occasioni, perché in questo caso dobbiamo dire eccezionalmente, ma nelle più recenti occasioni di trasformazione del mercato del lavoro ci siamo prevalentemente affidati ai giuslavoristi e abbiamo probabilmente sbagliato in più occasioni a farlo. In realtà abbiamo più che mai ora bisogno di una molteplicità di competenze, di un'interazione fra più competenze, perché il cambiamento, come è stato detto, ha caratteristiche pervasive e profonde. In modo particolare, tutta la organizzazione e regolazione del lavoro è stata forgiata sulla seconda rivoluzione industriale. La terza rivoluzione, soprattutto in casa nostra, è scivolata sulle tradizionali istituzioni senza incidervi profondamente. Dicevo, la Commissione Lavoro del Senato ha avviato un'indagine conoscitiva che si concluderà domani con la votazione di un rapporto conclusivo. La cosa significativa è che credo di poter anticipare che il consenso su questo rapporto andrà oltre i confini della maggioranza parlamentare, fino a sfiorare l'unanimità, o così almeno spero. Sarebbe cosa molto significativa in un paese come l'Italia, nel quale il lavoro è stato straordinariamente ragione di divisione, non solo di opinioni diverse, ma anche di divisioni profonde, fino al punto che il lavoro è stato anche motivazione di fenomeni violenti nella nostra concreta esperienza.
Forse è proprio la fine del Novecento, il fatto che definitivamente le nuove tecnologie stanno superando le ragioni del Novecento ideologico, che si può definire un pavimento comune. Non sarebbe poca cosa alla vigilia, oltretutto, di un voto che, come al solito in Italia, viene sempre enfatizzato. Non sarebbe poca cosa se si potesse consegnare al confronto politico e alle diverse proposte tuttavia una base condivisa. Questo è il tentativo che stiamo compiendo anche in queste ultime ore, cercando di limare i testi. Evidentemente non ci siamo spinti fino alle proposte minute, per le quali necessariamente vi sono tesi diverse, ma abbiamo cercato di condividere una visione. In questa visione io segnalo soltanto e velocemente tre aspetti. Da un lato ci siamo ovviamente preoccupati del fatto che i cambiamenti di paradigma stanno mettendo in discussione anche diritti di tipo fondamentale, diritti che ritenevamo acquisiti o la cui acquisizione ritenevamo consolidata. Perfino la salute e sicurezza nel lavoro viene messa in discussione dal fatto che viene meno il parametro fondamentale sul quale è stata edificata tutta la regolazione e l'esperienza a questo riguardo, cioè il vincolo spazio-temporale del lavoro. Si propongono quindi profili di tutela della salute, di prevenzione, anzi, innanzitutto, di tipo significativamente nuovo, e tutto questo deve essere realizzato in una transizione in cui il vecchio e il nuovo si mescolano. Lo stesso compenso del lavoro, la retribuzione del lavoro, quella che per noi è regolata dall'articolo 36 della Carta Costituzionale, appare messa in discussione, nel senso che sfacciatamente si sta praticando lavoro gratuito, sfacciatamente nel senso che paradossalmente nel sommerso il lavoro non è gratuito, ma nei rapporti emersi comincia ad esserlo. Ci sono tirocini assolutamente scollegati dai percorsi curricolari che sono insistiti anche in attività produttive molto strutturate. Ci sono prestazioni professionali che vengono richieste da bandi pubblici, da bandi di gara promossi da enti pubblici, con la dichiarata pretesa della gratuità, cioè si chiede, e nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha consolidato una delibera a questo di un comune, a questo il comune di Catanzaro, a questo proposito, dicendo che sì, che dimenticando a mio avviso appunto quell'articolo della Carta Costituzionale, che sarebbe possibile. Quindi perfino il compenso, per non dire della sicurezza sociale. Tutto l'impianto della nostra sicurezza sociale, cioè del nostro sistema previdenziale, è stato organizzato su una vita lavorativa lineare, con poche transizioni. Invece il fatto che di fronte a noi sia una vita fatta di transizioni continue mette in discussione questo impianto e propone problemi affinché esso sia autenticamente protettivo. Vi sono delle ipotesi anche a questo riguardo, perché dobbiamo guardare probabilmente non soltanto alla vita lavorativa, ma a tutte le espressioni di vita attiva e dare ad esse una cifra contributiva. Ma mi limito a citare il problema. A fianco della messa in discussione di diritti fondamentali, i quali richiedono la protezione ovviamente della legge e di una legge che si adegua, vi sono però nuovi bisogni rispetto ai quali ragionevolmente la legge non è in grado di corrispondervi, perché è più lenta della dinamica reale. E quindi il contratto appare lo strumento più idoneo, a partire da questo postmoderno articolo 18, che è il diritto all'apprendimento. Il diritto all'apprendimento non può che declinarsi, per essere effettivo, nel concreto delle circostanze di lavoro.
E quindi è il contratto che può soccorrere, è il contratto che diventa strumento rilevante perché le parti di un rapporto di lavoro si adattino reciprocamente e perché condividano il modo di utilizzare al meglio le nuove tecnologie in funzione ultima però del bene della persona, del benessere delle persone al lavoro. A questo proposito, come abbiamo avuto occasione di discutere con la signora Ministro in altre occasioni, si sta discutendo molto di, a proposito del diritto all'apprendimento, si sta discutendo molto di nuovi metodi pedagogici. La stessa alternanza deve essere intesa come un metodo pedagogico, nel senso che l'esperienza lavorativa, la pratica accanto alla teoria, non è finalizzata ad apprendere uno specifico mestiere che oltretutto risulta permanentemente mutevole, ma è un complemento del percorso educativo, nel senso che è il luogo, la situazione di compito in cui apprendere lo spirito di sacrificio, l'attitudine al risultato, tutte cose che nessuna slide può insegnare. E quindi il problema però non è solo di metodo, ma è anche di contenuti pedagogici, di contenuti educativi, di contenuti formativi che devono essere profondamente ripensati. E finisco davvero con una considerazione. Il libro, dei libri, il rapporto, no, sono circa 20 pagine, non è un libro. Questo rapporto si preoccupa anche della vita buona, per come è stata più volte definita, un equilibrio tra lavoro, affetti e riposo. Alla faccia di coloro che dicono che lavoreremo di meno, dimenticando la dimensione cognitiva probabilmente di qualunque lavoro, noi partiamo dall'idea che invece potremmo lavorare molto di più e diventare workaholic, nel senso che potremmo in parte correggere ciò con diritti nuovi come quello alla disconnessione che abbiamo, seppur in modo soft, introdotto in una recente legge. Ma solo una solida educazione morale ci può consentire di evitare che il bisogno di connessione permanente, la preoccupazione di non essere tagliati fuori dall'informazione continua, non determini uno squilibrio appunto tra lavoro, affetti e riposo. Per cui nella dimensione liquida alla fine serve un uomo solido. E l'uomo solido è fatto da una importante educazione affinché questo uomo solido appunto sappia distinguere il bene dal male, dalle fonti informali di apprendimento che per la prima volta nella storia superano per dimensione le fonti formali di apprendimento, e poi perché ogni giorno deve saper perseguire la vita buona. Vi ringrazio e vi auguro davvero buon lavoro. Grazie al senatore Sacconi. In attesa di leggere il rapporto, do adesso la parola al senatore Zanda per l'ultimo dei saluti. Grazie. Porterò via soltanto pochi minuti. Sono stato invitato a portare un saluto a questo incontro dalla senatrice Josefa Idem, che ha contribuito a organizzarlo, a pensarlo, a idearlo, e a cui voglio rinnovare i miei complimenti, ma sento un certo pudore a prendere la parola in questa assemblea di esperti di questioni delle quali io non ho alcuna competenza, quindi voglio fare una sola considerazione che ha carattere molto generale. Come tutti voi penso ben sappiate, noi viviamo in un tempo nel quale non soltanto la democrazia e il sistema parlamentare italiano soffrono di grande debolezza, ma questa malattia, diciamo così, tocca tutte le democrazie e tutti i sistemi parlamentari dell'Occidente, in misura diversa, in modi diversi.
A me ha molto sorpreso che in questa condizione, in questi ultimi anni, in questa legislatura, e il gruppo di cui io faccio parte ne è stato anche in qualche modo un attore, ci sia stato rispetto all'ultimo decennio da parte nel Parlamento italiano e in modo particolare nel Senato italiano una grandissima iniziativa di incontri culturali e di incontri scientifici. C'è stato un continuo tentativo di arricchimento della politica cercando di portare alla luce esperienze, conoscenze che ci è sembrato potessero in qualche modo arricchire il nostro lavoro politico, il nostro lavoro parlamentare. E in questo senso un incontro su questa grandissima filone scientifico che l'intelligenza artificiale è un momento molto importante per noi. Io penso che, la ricerca scientifica, la ricerca tecnologica abbia a che fare in un modo molto stretto con tutti noi, con la vita di tutti noi e con il nostro futuro. Penso che influenzi spesso in modo decisivo binomi vitali come la pace e la guerra, la salute e la malattia, la cultura e l'ignoranza, la ricchezza e la povertà, e naturalmente anche tocca in modo diretto anche grandi questioni civili come sono da un lato la democrazia, da un altro lato i sistemi autoritari. Quanto più noi riusciamo a acculturarci su queste grandi questioni, dico noi che sediamo in Parlamento, tanto più io penso possa esserci per il futuro dell'umanità, in qualche modo, o almeno per il governo delle nazioni, un passo in avanti di carattere positivo. Io leggo sempre con moltissimo interesse il pensiero di un grande filosofo italiano contemporaneo, che è Emanuele Severino, di cui non ho certamente l'ardire di sintetizzare il pensiero, ma per come io l'ho colto, lui ha messo a fuoco, mi sembra in un modo molto chiaro e molto preciso, quale sia il ruolo del progresso scientifico nella vita quotidiana e quale sia la prospettiva della sua influenza sul futuro dell'uomo. Buon lavoro, grazie. Grazie senatore Zanda. E a questo punto inviterei sul palco il professor Jerry Kaplan dell'Università di Stanford per la relazione. Grazie. Buongiorno. Since you've now heard... Avete sentito il 50% di tutte le parole che conosco dell'italiano. Beh, arrivederci, ora sapete il 100% delle parole che so in italiano. E spero che non vi dispiaccia se parlo in inglese. Grazie mille. Innanzitutto vorrei ringraziare
gli organizzatori, i miei ospiti oggi in questo incontro fantastico. Sono molto onorato di avere l'opportunità di parlare con tutti voi. Vorrei anche dire che sono a Roma da forse 36 ore della mia vita e mia moglie è qui, anche lei. Roma è bellissima, che fantastica città, è un gioiello dell'umanità, davvero fantastica. Io vivo in una città completamente diversa, ho sempre visto tutte questi monumenti nelle foto, nei film, quando le persone vogliono vedere cose antiche vengono a visitare me, quindi vi do un po' l'idea. Quindi oggi vi parlerò dell'intelligenza artificiale e vorrei parlare di cos'è l'intelligenza artificiale, ma anche ciò che non è l'intelligenza artificiale. Questo è l'argomento del mio nuovo libro che verrà pubblicato in italiano oggi, mi sembra, in realtà. È stato appena pubblicato, mi sembra, proprio oggi, qui in Italia. Non riesco a leggere perché ovviamente avete avuto un'idea della mia competenza in italiano, però almeno posso leggere solo il nome. Quindi vorrei iniziare con... Scusate. Iniziamo con questa domanda: cos'è l'intelligenza artificiale? Beh, quando la maggior parte delle persone pensa all'intelligenza artificiale, siamo tutti preoccupati. Si considera come una qualcosa che ruberà, che porterà via i nostri lavori e sfuggirà dal controllo umano e conquisterà il mondo, è quello che vediamo di solito nei film. Okay, let's hold it there. I would show you the whole movie. Vorrei farvi vedere tutto il film, ma non vi rovino la sorpresa. Questo è davvero spaventoso, ma non è il modo migliore per pensare all'intelligenza artificiale. Per una cosa, quello che vedete nei film è molto al di là dello stato attuale dell'arte e potreste vedere che in realtà i nostri robot, che sono simili agli umani, in realtà sono in uno stato molto primitivo. Vi vorrei mostrare un video di quello che i nostri migliori ingegneri al mondo possono produrre in una competizione di robotica che si è svolta al US Defense Advanced Research Projects Agency. Now, as you can see, come potete vedere, i robot di oggi sono lenti e sono goffi. Ma ci potremmo chiedere che cosa succederà nel momento in cui miglioreremo tutti questi robot, se diventeranno come Terminator nel film o se si ribelleranno nei nostri confronti e conquisteranno il mondo. La risposta è no, perché i robot non hanno obiettivi e desideri indipendenti. Un robot ha l'obiettivo di lavare i nostri abiti, piegare i nostri abiti, potrebbero essere molto sofisticati, ad esempio potrebbero non sistemare la nostra biancheria quando dormiamo oppure imparare come piegare le nostre magliette. Però un giorno ci sveglieremo e diremo: oh mio Dio, che stupido sono stato. Un giorno non si sveglierà questo robot e dirà: oh mio Dio, come sono stato stupido, voglio cantare al Teatro dell'Opera di Roma. Ma che cos'è l'intelligenza artificiale? Molto più che semplici robot. È una vera e propria disciplina di ingegneria di software che svolgerà che sta svolgendo un ruolo molto importante nell'aiutare le organizzazioni a rimanere competitive e adattarsi alle realtà mutevoli. Una definizione comune del campo è
non si lascia leggere in realtà la teoria e lo sviluppo dei sistemi informatici in grado di svolgere dei compiti che di solito richiedono intelligenza umana, come percezione visiva, riconoscimento vocale, processo decisionale e traduzione tra lingue. Questa definizione non è una definizione molto buona in realtà. Innanzitutto spesso usiamo i computer e le macchine per fare dei compiti in maniera molto più rapida e molto meglio rispetto a quello che fanno gli uomini, ed anche per dei compiti che le persone non possono fare. Noi vogliamo costruire dei sistemi che riescono a superare gli umani, non semplicemente duplicare quello che gli umani possono fare. Però non c'è nulla di nuovo al riguardo. Le macchine già muovono le nostre merci, danno un punteggio ai nostri test, gestiscono le nostre bollette, piantano semi, producono quasi tutto. E tutti questi sono dei compiti che non molto tempo fa sarebbero stati visti come dei compiti che richiedevano sforzo umano e giudizio umano, se non intelligenza umana. Eppure oggi prendiamo tutti questi compiti e li gestiamo senza problemi, perché queste macchine fanno un lavoro in maniera migliore rispetto agli uomini, riducono i costi e ci rendono una società più ricca. Quindi vorrei proporvi un quadro diverso per capire l'intelligenza artificiale. Piuttosto che pensare all'intelligenza artificiale, IA, come un tentativo per ricreare l'intelligenza umana, il campo, questo settore, è meglio capito come la più recente ondata di automazione. Questa prospettiva rende più semplice predire come avrà un effetto sulle imprese, il mercato del lavoro e la nostra economia. Potremmo vedere alle ondate precedenti di automazione per vedere come la nuova tecnologia ha avuto un impatto sulla produttività, sul nostro lavoro, sul commercio, e poi possiamo applicare tutte queste lezioni per valutare l'impatto potenziale che avrà l'intelligenza artificiale. Quindi vediamo l'IA automazione piuttosto che una intelligenza migliore, più avanzata. Ora, prima di andare avanti a parlare delle applicazioni dell'intelligenza artificiale, potrebbe essere utile mettere tutto questo in una prospettiva storica. Probabilmente la prima applicazione vera, pratica, dei computer è stata quella di aiutare i soldati durante la Seconda Guerra Mondiale a puntare le armi verso dei mirini lontani, e questo richiedeva delle tabelle balistiche per poter mirare il target. Precedentemente questo compito aveva richiesto un lavoro molto scrupoloso da parte di persone che si chiamavano calcolatori, e questi computer elettronici potevano impiegare 15 minuti rispetto invece a quello che il calcolatore umano faceva in 20 ore. Dopo la Seconda Guerra Mondiale le persone si sono trovate ad affrontare la sfida di trovare degli utilizzi in tempo di pace dell'investimento che era stato fatto in questi computer elettronici, e quindi la domanda all'epoca fu: che cosa possiamo fare con queste macchine così importanti? E verso il 1950 è emersa una risposta, cioè il trattamento dei dati. Molte aziende, tra cui l'IBM negli Stati Uniti, hanno visto un mercato per le macchine che trattavano i dati come dei supporti di produttività che potevano sostituire le legioni di funzionari, di impiegati che riempivano gli uffici delle aziende ed anche dei governi. Quindi ora siamo arrivati al punto in cui emerge l'intelligenza artificiale. Se i computer potessero calcolare numeri, elaborare dati, perché non potevano elaborare anche altri compiti cognitivi? E quindi nell'estate del 1956
un gruppo di scienziati guidati dal professor John McCarthy. L'ho conosciuto all'epoca, era al Dartmouth College, si sono riuniti in una sessione di lavoro dal titolo Progetto di ricerca estiva di Dartmouth sull'intelligenza artificiale. Questo è stato il primo utilizzo del termine intelligenza artificiale, quindi nel 1956. Poi hanno affermato all'epoca che lo studio ha l'obiettivo di procedere sulle basi dell'idea che ogni aspetto dell'apprendimento ha un'altra caratteristica dell'intelligenza, può in principio essere descritto in maniera così precisa che una macchina può essere creata per simularle. Un tentativo verrà fatto per trovare come fare macchine, far sì che le macchine possano utilizzare il linguaggio, formare astrazioni e concetti, risolvere i problemi e migliorarsi. La verità è che non è venuto fuori molto da questa conferenza, infatti non hanno nemmeno scritto il rapporto finale che avevano promesso di scrivere. Però una cosa importante che si è verificata durante quella conferenza è che quel gruppo di persone nel 1956 ha stabilito un approccio molto particolare all'intelligenza artificiale. Questa è la foto di John McCarthy. John McCarthy aveva una specializzazione, cioè logica matematica. Credeva che l'inferenza logica fosse la chiave dell'intelligenza. Questo è quello che lui pensava che fosse l'intelligenza. Poi il suo approccio, poi successivamente, è stato noto come Physical Symbol Systems Hypothesis, che divenne il paradigma predominante per il campo dell'intelligenza artificiale per almeno i primi 30 anni dopo la conferenza di Dartmouth. Questo approccio aveva molte applicazioni pratiche ed oggi viene utilizzato, lo utilizziamo ancora oggi, ad esempio per avere direzioni per guidare. Questo si basa su un approccio logico, è stato utilizzato per disporre magazzini e fabbriche, per dimostrare che i chip complessi dei computer possono rispondere a quelle specifiche. Però nonostante anni e anni di lavoro, alcuni problemi identificati alla conferenza di Dartmouth in realtà si sono dimostrati molto difficili da risolvere, tra cui la comprensione del discorso, la traduzione tra lingue, la visione informatica, e questi sono alcuni dei vari problemi. E tutti questi problemi quindi sono emersi in questi anni. Che cosa avevano in comune? Richiedevano l'interpretazione di dati molto confusi, non strutturati del mondo reale, come un suono registrato oppure immagini digitalizzate, proprio come oggi. Ora, nella nostra storia, quindi, che cosa succede? Mentre tutto questo succede, un altro approccio all'intelligenza artificiale si nascondeva in realtà nello sfondo, e questo è quello che chiamiamo machine learning. Quindi l'apprendimento tramite le macchine si è verificato quasi allo stesso tempo, negli anni 50. Il lavoro di Frank Rosenblatt della Cornell University. Sembrava avesse 12 anni in questa foto, e Rosenblatt era un rivale di McCarthy e pensava che questa classe di problemi potesse essere affrontata scrivendo dei riconoscitori semplici nel software, che li chiamava perceptrons, li ha chiamati perceptrons, e poi ha organizzato questi nodi in una serie di strati. Quindi questi nodi nei livelli più alti cercavano pattern nella produzione di nodi negli strati più bassi. Questo è quello che oggi chiamiamo l'approccio delle reti neurali all'intelligenza artificiale. Alla tecnica viene dato un nome grandioso, perché trasse la sua ispirazione dal modo in cui i neuroni nel nostro cervello sono organizzati. Però questa era una ipotesi, e quindi
Le evidenze che abbiamo oggi risalgono insomma all'epoca, quindi parliamo del machine learning, dell'apprendimento automatico. Quindi quando parliamo di intelligenza artificiale oggi parliamo anche di apprendimento automatico. In pratica l'apprendimento automatico è una raccolta di tecniche di software per estrarre dei pattern utili da un'ampia raccolta di dati. Quindi se la raccolta è abbastanza ampia, allora si possono trovare dei pattern molto molto sottili e poi possiamo utilizzare questi pattern per classificare o per capire nuovi dati che vengono fuori dal dominio dei pattern che abbiamo analizzato. Quindi in altre parole applichiamo quello che abbiamo appreso da un esempio ad un altro nuovo esempio che non abbiamo visto prima. Quindi ad esempio programmi di apprendimento automatico di solito riconoscono oggetti nelle immagini come gatti o cani, oppure possono trovare correlazioni tra qualsiasi cosa nei prezzi delle azioni utilizzati per vendere proprio i titoli in maniera automatica. Quindi se facciamo una foto col nostro telefono, vediamo dei quadratini, beh, questi sono appunto è questo approccio qui, questo sistema qui. Ora vorrei sottolineare le differenze principali tra i sistemi simbolici e l'approccio dell'apprendimento automatico all'intelligenza artificiale. E la scuola dei sistemi simbolici vede l'inferenza e il ragionamento come le caratteristiche dell'intelligenza umana e quindi viene vista come un approccio promettente per raggiungere l'intelligenza artificiale. Per questo si concentra su cose che richiedono molto ragionamento, ad esempio giocare a scacchi oppure dimostrare dei teoremi. Al contrario, la scuola di pensiero dell'apprendimento automatico considera la percezione e l'impegno col mondo reale come la misura del successo. Quindi si concentrano su compiti come riconoscimento vocale, oppure la visione, la guida autonoma, bloccare spam, email spam che arrivano nella nostra casella di posta e la prevenzione della frode con le carte di credito. Quindi ora conosciamo che cosa sono i sistemi simbolici e l'apprendimento automatico, ma questo porta ad una domanda, cioè perché il primo è stato così popolare per diversi decenni ed ora il nuovo approccio, l'apprendimento automatico, è più popolare rispetto al primo? Beh, la risposta più breve a questa domanda è che la tecnologia disponibile, cioè i computer, le reti, i dati, è cambiata. Non poco, non molto, ma in maniera incredibilmente alta, e questo ha cambiato quello che era possibile fare. Se andiamo indietro di 30 anni, i computer hanno sicuramente raddoppiato la velocità e la memoria in tutti questi anni, quindi ciò significa che i computer oggi hanno duplicato la propria potenza 20 volte rispetto a 30 anni fa, e questo è un fattore di circa 1 milione. Ora, quando cerco di spiegare questo all'università, beh, è difficile trovare delle analogie per spiegare quanto è grande, quanto è ampia questa differenza. 1 milione letteralmente è 2 volte la differenza di velocità tra il passo di una lumaca sul terreno e il passo dello shuttle spaziale in orbita. Questo è solo 500.000. Quindi il mio Apple Watch, il mio orologio Watch Apple, ha un potere computazionale che era disponibile all'intero programma spaziale degli Stati Uniti, quindi 5 volte più rapido. La prima volta che appunto il programma spaziale statunitense ha portato l'uomo sulla Luna, quindi un semplice orologio riesce a fare tutto questo. Beh, sono sicuro che non devo spiegare il drammatico aumento del volume e della disponibilità dei dati digitali. A un certo punto
grandi differenze quantitative sono diventate qualitative. Per tutti gli scopi pratici utilizziamo una diversa tecnologia informatica oggi rispetto a quella che utilizzavamo 30 anni fa. Quindi sicuramente non facciamo a gara con una lumaca, proprio come quindi, come abbiamo detto, il passo della lumaca è sicuramente molto diverso rispetto a quello della navicella spaziale. Quindi il vantaggio dei sistemi simbolici è che possono fare molto con pochissimi dati, quindi possiamo avere pochissimi fatti come input e possiamo arrivare a delle conclusioni utili. E questo è un buon match per la tecnologia disponibile 20-30 anni fa. Al contrario, 30 anni fa gli algoritmi dell'apprendimento automatico hanno sofferto per una mancanza di dati. La memoria e l'elaborazione disponibile all'epoca erano molto limitate rispetto a quello che possiamo fare oggi, quindi l'approccio dei sistemi simbolici ha prevalso per tanto tempo e poca attenzione era posta nei confronti dell'apprendimento automatico. Però poco a poco, col passare del tempo, la situazione è cambiata. L'apprendimento automatico riesce a gestire i problemi confusi del mondo quotidiani e riesce anche ad accedere ad una quantità sufficiente di dati, e sicuramente più sono i dati, migliori sono i risultati. Quindi l'apprendimento automatico è un buon match con il mondo pieno di dati e di reti attuale. Questo ci porta al presente. Sicuramente abbiamo sentito parlare di diverse applicazioni dell'intelligenza artificiale. Ogni giorno si parla di tutte queste applicazioni, riesce a riconoscere volti, riesce a guidare auto, insomma tantissime applicazioni. Però è importante capire che la tecnologia alla base di questo in realtà era la stessa di anni fa. Quindi tutte le applicazioni dell'intelligenza artificiale che vediamo oggi, come guidare un'auto, programmare e quindi difenderci dagli attacchi cibernetici, sono applicazioni dell'apprendimento automatico ad una raccolta di dati molto più ampia. A volte i dati vengono da database tradizionali e a volte i dati sono dei flussi in tempo reale per sensori come microfoni, telecamere o quello che viene conosciuto oggi come l'internet delle cose. Quindi un modo utile per pensare l'intelligenza artificiale è che si tratta di un modo incredibile per estrarre valore da un oceano crescente di informazioni digitali. Quindi per identificare le applicazioni potenziali e capire come trarre vantaggio da queste, basta guardare ampie raccolte di dati oppure flussi di dati. E la cosa interessante è che queste raccolte non devono essere pulite o strutturate o proprio come nei database tradizionali, ma possono anche essere sporchi, rumorosi a livello statistico. Parlo sempre di livello statistico. Gli algoritmi dell'apprendimento automatico puliscono tutta questa confusione e riescono a trovare ordine nelle generalizzazioni. Ora vorrei parlare di alcune delle tante applicazioni che vedrete nell'intelligenza artificiale. Mentre c'è un'ampia varietà di applicazioni, alcune sono molto comune e ricadono in alcune classi certe, e la maggior parte di queste sono ovvie, sono tangibili, saranno una nuova generazione di robot che possono funzionare, che possono operare in sicurezza negli spazi umani. Quindi, con poche eccezioni, i robot di oggi sono confinati alle fabbriche, è lì che li troviamo oggi, e svolgono delle operazioni ripetitive semplici. Il motivo di tutto questo è che la maggior parte delle nostre macchine non riesce a sentire l'ambiente o adattarsi ai cambiamenti che potrebbero verificarsi in quell'ambiente. Ecco perché queste macchine possono essere utilizzate solo in contesti molto controllati. Ma l'intelligenza artificiale
Con l'intelligenza artificiale ora possiamo dare ai nostri robot l'equivalente di occhi ed orecchie, cioè possono sentire e interagire il contesto nel quale sono, proprio come fanno gli animali e le persone. E questi sono nuovi robot flessibili che saranno in grado di lavorare negli ambienti reali insieme alle persone, perché possono adattarsi a quello che succede intorno a loro. Ora, le auto senza conducente sono uno dei primi esempi di questi nuovi robot flessibili, ma in questo video potete vedere le auto. La vista umana a sinistra, potete vedere come invece vede l'auto tramite le sue telecamere a destra. Quindi notate, c'è una persona umana lì, e quando la persona umana esce, l'auto aspetta che la persona attraversi la strada prima di parcheggiare. E questo è un altro immagine, un video che mi piace tanto, che è già stato utilizzato in un vivaio negli Stati Uniti. Ci sono piccoli robot che creano degli spazi tra le piante man mano che le piante crescono, perché hanno bisogno di più spazio, e quindi questi robot riescono a individuare le piante, a prenderle e metterle in nuovi siti dove possono crescere meglio. Per quanto riguarda i robot flessibili, i dati provengono da sensori come videocamere o radar, che estraggono delle costanti da questa grande quantità di dati, e quindi possono capire quali oggetti sono vicini e possono programmare i robot affinché interagiscano con l'ambiente in cui si trovano. Quindi potete vedere come questo può utilizzato per creare un'auto che si guida da sola in maniera automatica. Questo video è un altro esempio di un robot che veniva chiamato Big Dog, che utilizza il riconoscimento delle immagini per navigare e camminare in una foresta e persino per salire le scale. Questo solo attraverso le nuove tecniche dell'apprendimento automatico. Uno dei progressi più notevoli è quel che viene chiamato Swarm Robotics, ossia vari robot possono comunicare e coordinare le loro attività a un livello di precisione che gli esseri umani non possono realizzare. Questi sono due droni robotici che si inseguono, ad esempio, giocano. In questo gruppo, invece, questi sono vari droni che stanno cercando di decidere da soli come mantenere la loro formazione mentre attraversano una finestra aperta. Questi vengono utilizzati per altri fini, per cercare e salvare persone. Questi sono robot acrobatici che fanno dei giochi con queste bacchette, le lanciano nell'aria e poi la riprendono. Quindi molto presto vedremo questo tipo di robot flessibili ovunque. Dipingeranno le pareti e cucineranno, serviranno il cibo, laveranno i piatti, rifaranno il letto, potranno rifare il letto, potranno fare la lavanderia, potranno portare a spasso i cani, potranno persino portare le nostre borse. Questi sono solo alcuni esempi. Spero che i traduttori potranno stare al passo con la mia velocità. Un altro progresso incredibile reso possibile dall'attuale intelligenza artificiale è l'abilità di leggere e interpretare il linguaggio scritto da documenti già pronti come i giornali o i messaggi che le persone si inviano agli gli altri con i loro telefoni. Quindi i programmi di intelligenza artificiale possono utilizzati, ad esempio, per fornire sommari di documenti, rispondere alle domande o tradurre tra varie lingue. Un'area in cui l'intelligenza artificiale avrà un impatto incredibile sarà il modo in cui potremo rendere più facile l'utilizzo dei computer.
per noi stessi. In passato le persone dovevano imparare come utilizzare i computer, ma adesso i computer possono interagire con le persone in maniere molto più naturali, così come possiamo interagire gli uni con gli altri. In particolar modo i progressi nel riconoscimento della voce, dei discorsi, adesso può permettere di utilizzare la voce per dare ordini, per dettare dei messaggi, per rispondere alle domande. Questa è un'altra area invece. Probabilmente pensate che le macchine non hanno emozioni umane e naturalmente avete ragione, però questo non significa che non possano percepire e reagire in maniera appropriata ai sentimenti umani. Forse sarete sorpresi dal vedere che c'è un nuovo campo che si chiama Affective Computing, che riguarda il riconoscimento delle emozioni umane come l'impazienza o la tristezza o la rabbia. Quindi queste applicazioni possono adattare le loro risposte a questi sentimenti. Ad esempio, se siete esitanti o sembrate frustrati, il programma informatico potrebbe aiutarvi in qualche maniera o suggerirvi quel che potete fare. Un altro utilizzo della tecnologia dell'intelligenza artificiale permetterà di aiutare le persone in maniera significativa a svolgere il loro lavoro, e questa è la realtà aumentata. Questo è un bel nome per occhiali che possono mostrare immagini semitrasparenti sopra quel che vediamo nella vita reale. Questi sistemi possono scansionare l'ambiente e individuare la nostra posizione. Questo è un esempio di come questo migliorerà la nostra performance del 34%. Invece, ad esempio, di doversi fermare e consultare un manuale cartaceo, gli occhiali con la realtà aumentata permetteranno al lavoratore di non utilizzare tutta quell'attrezzatura e di restare concentrato sul lavoro che deve fare. Quindi, come potete vedere, questo rende il lavoro più efficiente. Un altro utilizzo molto significativo della realtà virtuale è quello dei giochi e l'intrattenimento. Questo è un esempio di una recente dimostrazione di Microsoft di uno strumento che permette di aggiungere grafiche speciali sugli oggetti reali nella stanza. Potete vedere come le grafiche interagiscono con le pareti e scorrono su l'arredamento nella stanza. È qualcosa che fa veramente, che spaventa realmente. Se guardate, ci sono delle piccole creature che scorrono, che camminano sul divano. Questo è realmente inquietante. Quindi, adesso, passando al prossimo punto del mio discorso, quali tipi di dispositivi avremo nel futuro? A differenza degli dispositivi odierni, che ci richiedono di spostare la nostra attenzione e concentrarci su questi dispositivi come i nostri computer o telefoni, la tecnologia futura sarà molto invisibile, molto poco invasiva, invadente. Sarà invisibile perlomeno per noi che la indossiamo, cioè invisibile ma non per noi che la indossiamo. Ad esempio, potremo indossare occhiali trasparenti o persino lenti a contatto direttamente nell'occhio, oppure delle cuffiette minuscole. Attraverso queste tecniche della realtà aumentata, quindi, invece di interferire con la nostra abilità di parlare, ascoltare o vedere, come fanno adesso i dispositivi, i nuovi dispositivi miglioreranno il modo in cui noi comunichiamo ed interagiamo con l'ambiente che ci circonda. La nuova generazione di interfacce audiovisive, come i dispositivi odierni, ci daranno informazioni utili come direzioni, oppure perché ci servono quando guidiamo, oppure ci avvertiranno quando riceviamo email e messaggi, come fanno oggi. Però in più agiranno come un assistente personale elettronico che ci sussurrerà nell'orecchio, quindi ci dirà cose come: non dimenticare di prendere le chiavi, sono sotto un tovagliolo sul tavolo, oppure per 3 giorni di fila non hai fatto niente di carino per tua moglie, oppure la tua pressione è un po' alta, forse dovresti fare una passeggiata.
oppure ci sono altri utilizzi. Ad esempio, per quanto riguarda gli amici o persone con cui vorreste diventare amici, potrebbe suggerirvi gli interessi comuni o cose che potrebbero saltare fuori durante una conversazione. Ad esempio, gli piace andare in bici, oppure Anna conosce tuo cugino Frank, oppure Bill è un investment banker, è meglio se lo eviti, oppure Sally è nata lo stesso giorno in cui sei nato tu, o altri suggerimenti di questo genere per aiutarci a socializzare. Quindi molto presto i nostri dispositivi ci insegneranno come giocare a tennis, ad esempio, mostrandoci dove è diretta la palla, oppure ci potranno permetterci di incontrare un amico che sta pranzando vicino a dove ci troviamo noi, oppure ci daranno persino dei consigli per la nostra vita sentimentale. Ora vorrei passare a qualche cosa di un po' più serio e grave. Sono molte questioni etiche e sociali correlate all'intelligenza artificiale. C'è un futuro, c'è una sfida per il futuro, ossia come possiamo garantire che le macchine di intelligenza artificiale, sempre più capaci, diventeranno più integrati nella nostra vita e inizieranno quindi a condividere i nostri spazi fisici e pubblici. E quindi la cosa difficile sarà garantire che queste macchine rispettino le nostre convenzioni sociali, che spesso non vengono neanche espresse, che noi pensiamo siano naturali. Quindi, ad esempio, vediamo che sono delle persone in fila. Quindi, ad esempio, quando è che un robot dovrebbe fare la fila per noi? Oppure può un'auto che con la guida automatica parcheggiarsi in un luogo e quindi avere la precedenza su guidatori che sono persone in carne e ossa? Dobbiamo capire come quindi limitare l'utilizzo di queste nuove macchine. Quindi, per quanto riguarda la competenza delle macchine, abbiamo bisogno di standard, di certificazioni, prima di permettere ad un barbiere o a un avvocato robotico di vendere dei servizi. Dobbiamo fare in modo che questo superi test professionali e di sicurezza, come adesso abbiamo i test per le auto che riguardano la resistenza delle auto agli incidenti. Quindi dobbiamo riuscire a gestire tutte queste situazioni che si presenteranno in futuro. Quindi una cosa interessante è che potremmo pensare che queste macchine devono rispettare la legge, però non è sempre così. Quindi quando è che è accettabile per un robot infrangere la legge? Ad esempio, un robot che porta a spasso il cane non può passare sopra un bambino perché è stato programmato per non camminare sull'erba. Oppure pensiamo a un'auto con la guida automatica, dovrebbe andare sul marciapiede per evitare un bambino che improvvisamente attraversa la strada, anche se è illegale guidare sul marciapiede. Quindi a volte i robot dovrebbero poter infrangere la legge. Niente di tutto questo è importante quando i computer operano in ambienti ben definiti e limitati, come un'industria. Ma quando vogliamo che sistemi di intelligenza artificiale siano utilizzati in altri ambiti, dobbiamo rispondere a tutte queste domande che permettono alle persone di utilizzarli. Quindi, infine, per fare tutto questo abbiamo bisogno di nozioni programmatiche, di etiche basilari per guidare le nostre azioni in circostanze che non si possono prevedere. Dobbiamo stare attenti. Questo non significa che le macchine devono essere morali, devono essere etiche, ma significa che devono comportarsi in maniera morale ed etica in situazioni importanti. Quindi come possiamo dare la priorità alla vita umana e alla vita animale e alla proprietà privata ed anche alla preservazione del robot stesso? Questi sono tutti problemi difficili e importanti che dovremo affrontare. E io non penso che sia una buona idea lasciare queste risposte semplicemente agli ingegneri e agli imprenditori che costruiscono questi sistemi. Adesso vorrei un attimo cambiare direzione per passare a problemi sociali più generali riguardanti l'intelligenza artificiale. Spesso mi chiedono come questi progressi nell'intelligenza artificiale influiranno sul lavoro. Se pensate all'intelligenza artificiale come un progresso nell'automazione, certamente uno dei suoi impatti principali ricadrà sul modo in cui lavoriamo.
Quindi perderemo tutti il lavoro? Quali lavori sono a rischio? E quali competenze saranno più preziose in futuro? Potreste aver visto delle relazioni spaventose secondo le quali il 50% anche più dei lavori odierni saranno sostituiti dalle macchine nei prossimi 25-50 anni. Questo potrebbe essere corretto, però non è preoccupante come potreste immaginare. Se guardate a quel che le persone facevano 25-50 anni fa, potreste essere sorpresi nell'apprendere che un'ampia percentuale di questi lavori non esistono più oggi. E sto parlando di lavori che perlomeno negli Stati Uniti fornivano lavoro a molti milioni di persone. Ad esempio, circa ogni manager aveva qualcuno che rispondeva al telefono per loro, oppure gli scriveva i documenti o gli fissava gli appuntamenti. Adesso non è più così, adesso tutti lo fanno per se stessi. Oppure pensiamo agli operatori dei switchboard, qualcuno se li ricorda? I centralinisti, insomma, quelle persone che mettevano sempre le cuffiette. Pensando agli Stati Uniti, erano più di 1 milione di persone che svolgevano questo lavoro. Oggi sono stato sconvolto quando ho appreso che ce ne sono solo 10.000. Ci sono solo 10.000 persone reali con cui potete parlare, se chiamate queste linee. Quindi, chi è che perderà il lavoro nei prossimi 50 anni, ad esempio? Se il tuo lavoro comprende una serie di compiti molto chiari e obiettivi, con un obiettivo chiaro, allora forse il vostro lavoro sarà a rischio. E questo perché questi sono i generi di compiti che le macchine basate sull'intelligenza artificiale di domani potranno svolgere facilmente. In generale questi lavori tendono a essere transazionali, è così che li definisco io, e non sono invece lavori sociali come l'elaborazione di un contratto o l'analisi di documenti riguardanti l'immigrazione, e spesso hanno bisogno di un coordinamento di mani e di occhi, come ad esempio quando si guida un furgone. Però se il vostro lavoro richiede una serie di mansioni, come la capacità di risolvere problemi in un ambiente mutevole, oppure se richiede un tocco umano, il vostro lavoro sarà sicuro. Ma questo tipo di lavori potrebbe implicare dimostrazione di competenze, come ad esempio quando si partecipa a una gara sportiva o quando si svolge un lavoro manuale, artigianale. O pensiamo ai lavori che svolgono le persone quando si prendono cura dei bambini o degli anziani. Questi sono lavori che richiedono fiducia o richiedono di esprimere empatia. Quindi dobbiamo accettare il fatto che nessuno vuole raccontare i suoi problemi a un barista elettronico alla fine della giornata. Quindi che gusto ci sarebbe nell'ascoltare un robot che suona Chopin con il violino? Queste non sono le competenze che saranno sostituite dai computer, però la natura mutevole del lavoro non è l'unico effetto della tecnologia, non è l'effetto solo della tecnologia. La tecnologia può aiutare i lavoratori a svolgere il lavoro in maniera più efficiente, quindi meno persone saranno necessarie per svolgere la stessa quantità di lavoro. Questo è quel che significa l'automazione. Ma è qui che le cose diventano interessanti. Paradossalmente, questo anche genera nuovi lavori. E questo avviene perché il progresso tecnologico aumenta la produttività delle persone, il che a sua volta può aumentare la produzione, ridurre i costi. E il risultato è che noi diventiamo più ricchi, in media. E poiché i consumatori pagano di meno per beni e servizi, hanno più soldi da spendere, quindi possono acquistare più cose. E questo aumenta la domanda. E questa domanda crea nuovi tipi di lavori. E questo aumenta l'occupazione. Ora tutto questo sembra molto positivo, però c'è un problema. I nuovi lavori sono in genere diversi rispetto ai lavori vecchi. Questo è quel che si chiama disoccupazione tecnologica.
Quindi i lavoratori sostituiti dalle macchine spesso non hanno le competenze necessarie per poter svolgere i nuovi lavori creati dalla tecnologia. Quindi, se questi effetti sono graduali, il mercato del lavoro si può adattare in maniera facile, però se il cambiamento è improvviso, allora possono apparire problemi significativi nel mercato del lavoro e l'intelligenza artificiale renderà possibile l'automazione di vari lavori che attualmente possono solo essere svolti dagli esseri umani. Secondo gli standard storici, questo potrebbe avvenire piuttosto velocemente. E come ho spiegato, ciò non significa che non ci sarà più alcun lavoro, però significa che i lavoratori sostituiti dall'intelligenza artificiale potrebbero non avere le competenze necessarie per svolgere nuovi lavori. Ad esempio, una persona che guida un furgone magari non può avere le competenze per diventare una persona che invece si occupa delle vendite. Quindi non dobbiamo solo fornire istruzione ai giovani, ma dobbiamo anche investire nella formazione dei lavoratori di tutte le età, in particolar modo per i lavoratori che verranno sostituiti dalla tecnologia. Abbiamo bisogno di diversi tipi di meccanismi sociali per formare di nuovo le persone e sostenerle per tutta la loro vita. Quindi, lo stesso vale per la ricchezza. È vero che l'automazione rende la società più ricca, però bisogna capire chi riceverà questa ricchezza maggiore. Quindi, come ha spiegato Karl Marx, l'automazione è la sostituzione del capitale con il lavoro. Quindi, naturalmente, i benefici dell'automazione saranno vantaggiosi per le persone che hanno il capitale per investire e per quelli che possono permettersi di comprare tutti questi nuovi tipi di macchine. Quindi Karl Marx aveva capito che il conflitto tra il capitale e il lavoro è svantaggioso per i lavoratori ed è vantaggioso per le persone che possono permettersi di acquistare e possedere questi mezzi di produzione. Quindi il capitalismo è una fantastica fonte di ricchezza, ma può anche aumentare in maniera sconvolgente le differenze tra i ricchi e i poveri. E questo è un problema che può sconvolgere la società. Lo so, perché è successo qualcosa di interessante nel mio paese. L'attuale situazione politica negli Stati Uniti mostra esattamente questo. Donald Trump, un uomo che non ha alcuna esperienza politica e non ha assolutamente le competenze per il compito che sta svolgendo e per cui è stato eletto, è diventato il presidente degli Stati Uniti, è stato eletto soprattutto a causa del malcontento, della rabbia di un gruppo di americani che pensavano di essere stati esclusi dalla crescita economica e dalle opportunità che questa ha generato. E loro hanno pensato che lui fosse la persona giusta per risolvere questo problema. Ora, alcune persone hanno un'impressione sbagliata secondo la quale il mercato libero potrà risolvere questi problemi se escludiamo il governo da tutto questo. Questo è il mito in cui credono questi americani di cui vi ho parlato, però in realtà molto di rado c'è stato il capitalismo puro negli Stati Uniti e in Europa. In realtà è la politica che stabilisce dove va il capitale, come viene impiegato e chi ne trae vantaggio. Il problema è che le nostre politiche economiche e normative sono diventate distaccate, scollate dai nostri obiettivi sociali e quindi dobbiamo risolvere tutto questo. Ma come possiamo farlo? Forse ci sono delle buone notizie. Le buone notizie sono queste, che l'economia non è statica. Questa si raddoppia circa ogni 40 anni. Questo è avvenuto negli Stati Uniti, ma anche ad esempio in Italia. E questo l'ha fatto in maniera piuttosto affidabile, perlomeno dall'inizio della rivoluzione industriale nel XVIII secolo. Questo è il reddito per famiglia medio, quello che vedete sulla slide. Quindi questo significa che vi sarà il doppio della ricchezza rispetto alla ricchezza che c'è ora tra 40 anni. Quindi dobbiamo attuare politiche che renderanno la nuova ricchezza una ricchezza che sia distribuita in maniera più estesa e più equa.
Non dobbiamo rubare ricchi per dare ai poveri, dobbiamo fornire incentivi agli imprenditori e alle imprese che trovano modi per offrire benefici a strati sempre più ampi della società. Ci sarebbe molto da dire in merito, però il tempo sta finendo, forse ne possiamo parlare più avanti, ma per sintetizzare. L'intelligenza artificiale è una tecnologia molto potente che cambierà il modo in cui viviamo e il modo in cui lavoriamo. Sinceramente non penso che sia un'esagerazione dire che il suo impatto sulla società potrebbe essere grande quanto l'invenzione della ruota. Però è importante capire che l'intelligenza artificiale non è magia. Invece è una raccolta potente di strumenti di automazione che hanno la possibilità di trasformare le nostre vite e di aumentare incredibilmente la nostra ricchezza. E come ho spiegato, ciò non significa che non vi sarà più alcun lavoro. Significa invece che lavoratori sostituiti dall'intelligenza artificiale potrebbero non avere le competenze necessarie per i nuovi lavori. Dobbiamo anche fare in modo che la nuova ricchezza che creeremo sarà distribuita in maniera più equa nella società. Dobbiamo trovare nuovi modi e migliori modi per garantire che la nostra economia non continui a procedere sempre più velocemente, escludendo sempre più persone. Io penso che il futuro sarà roseo grazie all'intelligenza artificiale, solo se saremo cauti ed avremo la volontà politica di affrontare lo sconvolgimento che questa tecnologia potrebbe creare. Perché io ritengo che la nostra tecnologia e la nostra economia dovrebbero servire ai nostri interessi e non l'opposto, non dovrebbe essere l'opposto. Grazie mille. Grazie al professor Kapp. A questo punto siamo leggermente in ritardo, ma recupereremo. Sono le 11.20, alle 11.35 riniziamo con 11.30 ricominciamo con le domande e risposte al professor Kapp.